Ogni persona ha diritto al rispetto della propria dignità, del proprio corpo e della propria interiorità. Ho attraversato la morte nella sua essenza più profonda. La morte. Ho provato paura quando l'ho sentita avvicinarsi, dolore quando l'ho incontrata, incredulità di fronte ad una sorte che appare ingiusta. La morte ti dà coscienza della fine e ti fa comprendere che la vita è un soffio, appena una leggera brezza, che non può essere sprecata perché non c'è tempo di recupero. E ho imparato a mie spese il valore del tempo. Ne abbiamo così poco e lo usiamo per litigi sterili, per battaglie di potere, per un'eterna rincorsa a ciò che ci distoglie da noi stessi. Mentre siamo qui, migliaia di donne in tutto il mondo stanno vivendo nella paura, subendo abusi e violenze, donne che avrebbero dovuto essere amate, ma che vengono colpite e ridotte al silenzio. Non possiamo permetterci di essere indifferenti. Se siamo qui oggi, voglio credere che sia perché ognuno di noi desidera cambiare qualcosa, perché non possiamo più tollerare che il silenzio sia l'unica risposta a chi ha bisogno di aiuto. Ognuno di noi ha la capacità di mettere amore e odio nel mondo, positività o negatività. La differenza tra una società che cresce e una che si disintegra dipende spesso dalle piccole eppure grandissime scelte quotidiane. In questi mesi mi sono reso conto di quanto concentrarsi su sentimenti positivi porti ad agire in modo costruttivo. Io l'ho fatto per la necessità di non farmi travolgere dall'odio, che mi avrebbe annichilito come persona. Mi sono fatto aiutare da gesti molto semplici, come il continuo tornare a guardare la foto di Giulia. Piccoli gesti come questo mi hanno educato a guardare verso la luce anche in situazioni dove sembra tutto oscuro. Mi hanno aiutato a rimanere vicino all'amore anche dentro lo strazio del mio dolore. Mi hanno insegnato che rancore e risentimento non mi aiutano e sono un fardello troppo pesante da portare. L'amore per la mia Giulia è il solo rimedio possibile al dolore. Questo tenace esercizio a voler rimanere vicino all'amore mi ha fatto scoprire un nuovo modo di vivere, più rivolto a dar senso e valore e capire come contribuire a migliorare il mondo in cui vivo. Penso di aver raggiunto piena consapevolezza di questo stato d'animo proprio durante l'udienza con Filippo. Provavo un dolore straziante per quello che Giulia aveva subito. Percepivo animosità e risentimento. Comprendo bene la loro indignazione. Ma la sera dell'udienza, tornando nel silenzio della mia casa, ho avuto modo di riflettere e immaginare il nostro mondo come un ecosistema dove ogni individuo ha la capacità e il libero arbitrio di iniettare nella società odio oppure amore. Non possiamo cambiare gli eventi che ci sono capitati, ma possiamo cambiare la nostra reazione a quegli eventi e decidere se contribuire ad aumentare l'odio oppure l'amore a discapito oppure a favore dell'ecosistema stesso. Per quanto mi riguarda, nel nome di Giulia, io posso solo scegliere di far crescere l'amore, perché questa è l'unica scelta che le assomiglia, l'unica possibile se voglio mantenere viva una parte di lei. Ogni gesto, ogni progetto che realizziamo insieme può essere un mattone per costruire un mondo in cui nessuno debba più vivere nella paura e in cui il rispetto e l'amore siano le regole fondamentali della convivenza. Insieme possiamo trasformare la tragedia in speranza, l'indifferenza in azione e la paura in un nuovo inizio. Scusate l'emozione, ma oggi ricorre esattamente un anno da quando mi hanno comunicato che Giulia non c'era più e questo lo percepisco tutto, quindi non vogliamo.